Bella Sportini, prima di partire con il video come sempre saluto 5 di voi. Saluto Federico Bonanno, Succo del Succo, Albita 18, Irene Piovesan ed Esgamer 39. Se volete essere salutati anche voi nel prossimo video, mi raccomando commentate con hashtag salutami. Bella raga, buona visione! Se vuoi diventare anche tu uno stortino, mi raccomando, premi il tasto iscriviti, attiva la campanella per non perderti nessun video e nessuna live del disabile più pazzo del web. Bella a tutti stortini, eccoci qui in un nuovo video e oggi ci troviamo su Kingdom Come Deliverance ed è un gioco medievale. Io amo tantissimo i giochi medievali, soprattutto quelli open world. Infatti questo è un open world, puoi far quello che ti pare. Per questo motivo ho deciso di portarlo sul canale, perché a mio parere potrebbe essere un grande gioco. Inizierò a fare una serie su questo gioco, questo è il primo episodio. Se questa serie vi piace, mi raccomando, supportatela con un bel like e scrivetemi sotto nei commenti se questo gioco vi piace o vi fa schifo. Detto molto chiaro. Niente raga, partiamo. Allora, io sono il figlio di un fabbro e praticamente questa è la mia mamma. Ma dove vai? Ma ho fame, ma cosa va a portare l'acqua? Imboccami che sono disabile. Ok. Come faccio a mangiare? Ah, mangia così, non si vede neanche l'animazione. Ma perché? Ok raga, allora c'è mio padre che è incazzato di brutto con me, perché ho dormito, ho fatto proprio la larva e non l'ho aiutato con le faccende di casa, perché lui è un fabbro. Corriamo perché già siamo in ritardo. Allora, questo dovrebbe essere mio padre. Padre, vieni qui, mi serve il tuo aiuto. E se non ho sbatti, no, non ti aiuto, papà. No, via, io vado a cazzeggiare. Papà, cosa c'è? Quantomeno sei in piedi, è già qualcosa. Comunque, oggi abbiamo molto lavoro da fare. Devo finire la spada per Radzik e ho bisogno di te. Per cosa? Ho quasi finito il carbone. Corri al mercato e comprano un sacco, va bene. Servirà del denaro, giustamente, non è che pago io con i miei soldi, Questa è la seconda questione. Kanach deve ancora pagare l'asce, il martello e i chiodi che gli ho consegnato un mese fa. Non parlare di debiti che aveva accumulato. Vai da lui e chiedi di pagare almeno l'asce e il martello. Poi usa quei soldi per comprare il carbone, va bene. Kanach è l'ubriacone, non vedo l'ora. Bene. Ormai sei grande, sono certo che non avrai problemi. Ma se dovessi... Piccolo figlio di... Come osi parlare in questo modo? Quel lato è di tuo padre, non ti ha insegnato buone maniere? No! Allora te ne insegnerò io. E allora vuol dire che le devo saccagnare. Brutto maledetto. Brutto maledetto, adesso ti devo insegnare io le buone maniere. Oh, brutto! Dagliele. Dagliele di santa ragione. Oh! Porca vacca, come faccio ad evitarli sti colpi? Ah, ma hanno saccagnato di botte, curami. Mamma, ha fatto anche lui, ma! Raga, ha fatto anche lui, ma! Mi sono fatto male, ma! Grazie, ma. Boh, mi ha rimesso in sesto la mamma. Ok, raga, ho trovato la taverna. Cos'è successo? Non dire sul serio, tedesco, stai insultando il nostro re. Ma quale insulto? Ho detto solo la verità. Sigismondo ha fatto il suo dovere. Ah. Ah, ops. Ci sta o non posso farlo, raga? Ecco cosa succede a non seguire il diavolo. Ci sto, ci sto. Cosa devo fare? Cosa aspetti, soldato? Spara con quel trabocco per il re e la nazione. Lo fanno? Ah, avete capito! Avete capito? Ah? Ah? Raga, che spettacolo! Gli stiamo riempendo la casa di api. E di merda. Oh no, ci hanno beccato, raga. Stiamo decorando la casa. Stiamo solo facendo il nostro dovere. Figli di Baldarracca, vi faccio passare io la voglia di ridere.
Ti aspettiamo a braccia aperte. E tu cosa ci fai qui, zio? Giri mano a mano con questa mezza calzetta di un teutonico? Forse dovresti provare l'ultima moda tedesca. Ah! Godo. Bravi, anch'io avrei fatto una risata. Ok, maledetto, questa me la paghi. Aia raga, adesso si fa botte. Raga, si fa botte. Raga, facciamo botte. Cazzo palla. Dai, su, affrontami. 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 Dai. Allora, abbiamo già atterrato, ok. Buono. Andiamo. Cagnate di botte, vai, sì. Sì! Ti è bastato, no? E allora ti saccagno ancora di botte. Dai, dove andate? Sfugge all'ufficiale. Cosa dire? Cosa dobbiamo fare? Mi è uscito sfuggi. Se l'è svignata. Ah, giusto, scusa. Sai, ma non mi era mai capitato niente del genere. Boh, raga! Prima l'ho preso da quell'ubriacone, ma ho saccagnato questo qua di botte. È un buon inizio. Sì, mi sa che è qua la torre. Buongiorno, ciao Bianca. God save, my lovely. Dio ti protegga, mia adorata. Ah, hai capito, Don Giovanni, eh? Ciao. Ma ciao, Bianca. Sono qui per te. Vorrei da... No, sono qui per te. La tua bellezza, naturalmente. Oh, mio nobile signore. Voi onorate quest'umile damigella? Ma oltre alla mia bellezza, cos'altro desidera vostra eminenza? Carafa per mio padre. Come sempre? Sì, grazie, portamene una fresca di cantina, naturalmente. Che bella che è bianca, ragazzi. Ragazzi, ecco a te, grazie, grazie. A questo penso io, poi resto i miei soldi entro stasera. E fuori discussione, ecco a te, e stasera avrei persino di meglio. Capito il Don Giovanni? Grazie, se non altro stasera avrei qualcosa da aspettare con ansia. Maestro d'armi. Vabbè, qui, raga, le solite cose. Voglio allenarmi, ok? Andiamo. Ok, andiamo. Seguiamolo. Seguiamolo, raga, dai che impariamo a usare la spada. Ok. D'accordo, ora prova a colpirmi. Devi concentrare tutto il peso nell'attacco. Giocherellare con la spada. Prova a sferrare dei pendenti da diverse angolazioni. Non è mai ripetersi. Ok. Quindi, ah ok, così. Oh. Buon. Buon. Bene. La punta. Ok, quindi cosa devo fare? Ah, per affondare. Ok. Ok. Buon. Quindi con quello. Ok, non è difficile deviare un colpo singolo, ma se. Sì. Scattati i colpi sarà molto più complicato per il tuo avversario. Una volta messo a segno il primo colpo, sferrane uno. Quindi che devo fare? Concentra. Ok, tutto di fila. Ok, perfetto. Raga, ci siamo, stiamo imparando le basi. D'accordo, può bastare. Non so te, ma io sono stanco. E ho la gola arida. Ricorda solo questo. Allenati senza sosta. Nessuno diventa un maestro in spada alla sera. Devi lavorare ancora. Vabbè, grazie, basta. Ciao. È già rotto. Bon! Adesso che ho imparato, adesso andiamo da papà. Ok, le cose che mi hai chiesto. Era ora, hai portato tutto. Tutto a posto. Ho il carbone. L'elsa e la vita. Ottimo, ma prima beviamo, figlio. Ben fatto. Bon! Vediamo cosa ha creato per noi il maestro artigiano di Sasao. Ah, guarda, impara, ragazzi. Questa è vera maestria. Cosa significa quell'incisione? Non ne ho idea.
Che figa, raga. Mi sembra che forse è latino. Lord Radzig ordered it. L'ha ordinata, sir. Ok. Questa spada sarà senza dubbio il mio capolavoro. Che spettacolo, hai portato il carbone? Perfetto, in tal caso attizza la forgia e vediamo. Attizziamo la forgia. Per inciso, oggi ho ricevuto una visita in attesa. Immagino tu sappia di cosa si tratta. Ops. Ops. Non saprei. Sei serio? Perché so per certo che tu e i tuoi amici avete lanciato letame contro la casa appena imbiancata del tedesco. È venuto qui con l'ufficiale giudiziario poco fa e non aveva un'aria amichevole. Cosa ti è successo? Il tedesco era in taverna a strombazzare la ringhe sediziosa. Vabbè, non... ha avuto quello che meritava. Vai a ripulire quel disastro e scusati con lui. No. Io ho un negozio da mandare avanti. Se riesco a pagare bene, vedresti fini a gogno, non aiuterò nessuno. Men che meno re, mi hai capito bene? Sì. Guardami negli occhi. Che pizza, ma andare pure a pulire il disastro che ho combinato. Hai capito? Ho capito. Uè, ciao! Teresa? Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Niente, altro lavoro da fare. Cioè, ma raga, cosa sono? Il servetto? Sono un servetto? Ragazzi, per questo episodio si può concludere qui. Speriamo che questa serie vi può piacere. Se è così, mi raccomando, lasciate un bel pollice in su e scrivetemi se vi piace. E niente, raga, noi ci vediamo al prossimo episodio di Kingdom Come Deliverance. Come sempre, un salutone dal vostro Starto, ma non troppo. Ciao, raga!